Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Assaggiamo. Oggi assaggerò per voi queste quinoa chips al gusto hot and spicy, quindi saranno piccanti, appunto sono a base di quinoa. Direi che vi faccio vedere un pochino il sacchetto da vicino. Appunto, vedete che la parte frontale è semplicemente il brand più quello che appunto c'è all'interno con l'immagine, mentre sul retro avete, vabbè, la lista degli ingredienti e vi faccio anche vedere la tabella nutrizionale se ci dovesse essere qualcuno a cui può interessare. Quindi apriamo il sacchetto. Profumano non tantissimo, ve le faccio vedere, sono belle grandi. E appunto hanno questa forma qui che appunto riprende quella del che c'è all'esterno del sacchetto. Assaggiamo. Come prima impressione, appena le mangiate, appunto appena date il primo morso, non è granché in realtà, sono sì croccanti. Però non hanno un gran sapore, anche come piccantezza non si sente praticamente nulla. Se però aspettate un attimino, hanno effettivamente un retrogusto piccante. Poi io sono abituata appunto a mangiare piccante, mi piace particolarmente, quindi magari sono io che appunto non lo sento particolarmente, però appunto secondo me hanno semplicemente un leggero retrogusto piccante. Per il resto invece sono abbastanza deludenti. Quindi se volete provarle, potete provarle tranquillamente, non fanno eccessivamente schifo, ma appunto non ve le consiglio, nel senso che secondo me non sono niente di che. Sono magari un'alternativa un pochino più sana alle patatine fritte, eccetera, però appunto non hanno un gran sapore. Quindi spero che abbiate trovato interessante questo video. E nel caso lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella in modo tale da non perdervi i miei futuri video. In descrizione trovate i link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi anche al di fuori dei video settimanali che pubblico qui su YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!